Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Dust678 e benvenuti all'episodio di Attack on Titan 2 Final Battle, missioni secondarie. Allora ragazzi, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi, lasciare piace, commentare, condividere con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che vi ho messo sotto in descrizione, rispondete per scelte sondaggi e noi vedete gli episodi di Attack on Titan 2 Final Battle. Allora ragazzi, innanzitutto vi chiedo di lasciare un grande supporto nel senso di commenti e spero che continui così. Nel frattempo andiamo a fare questa nuova missione che ci hanno assegnato. Nel frattempo vi ricordo che siamo sempre con Petra Ral, quindi non siamo da soli stavolta. In confronto a prima che c'erano solo due ricognitori, da far notare questo. Ok, detto questo, allora ci abbiamo Reiner che ha bisogno di aiuto e anche Angie, quindi cerchiamo subito di uccidere i giganti qua d'intorno e poi andiamo a pensare ad aiutare loro. Utilizziamo Petra, così almeno ci otteniamo anche il materiale. Cioè, sarebbe il caso di ucciderlo, non tagliare i peli del corpo. Che schifo comunque. Cioè, non ho capito. Ci sta un SS da questa parte. Sì, vabbè. Le maronne. Io non dovevo andare da questa parte, perché non sto andando da questa parte? Allora, c'è un qualche problema di fondo, ovvero che ci sono troppi giganti. Oh, che cavolo, un po' di libertà, che cavolo. Ho appena iniziato la missione e non è che è iniziata da poco. Boh. Stanno tre giganti a quella parte, quindi andrei subito da loro. Perfetto, una bella strage così, siamo a posto. Andiamo ad aiutare Reiner così almeno subito dopo ci trasformiamo. Perfetto. Ora uccidiamo il gigante da questa parte, che ne avevo visto uno. Ci sta anche Erwin che adesso ha bisogno di aiuto, che si è aggiunto pure lui, come se non avessimo già abbastanza aiuti da fare. Come se gli aiuti fossero infiniti praticamente. Reiner, trasformati. Ho bisogno della tua velocità e della tua potenza. Quindi muoviti. Perfetto. Partiamo subito alla carica. Perfetto, poi andiamo subito verso sinistra e andiamo ad aiutare il nostro caro comandante del corpo di ricerca, Aaron B. Smith. Aiutato. No, volevo utilizzare la furia. E vabbè, prendo pazienza. Però un po' di giganti li ho uccisi, quindi sono già contento così. Cioè, sarebbe il caso... vabbè, il gigante bizzarro. Non mi dire che... vabbè. Questo qui invia altri giganti, se non ricordo male. Se non ricordo male dovrebbe inviare altri giganti. Spero di no, ovviamente. Adesso però mi sa che ci inseguo, quindi io direi meglio stordirlo. Ecco. Perché Erwin non me l'ha dato l'aiuto? E mo me lo dai. Schifoso. Io stavo pensando una cosa, ovvero quello di tagliargli tutti gli altri. Aia! Il calcio però te lo tiro a te poi. Perfetto. Ora non ci dobbiamo pensare a lei, quindi possiamo anche andare a dare una mano a Erd. Ok, ora posso stare almeno un pochino più tranquillo. Alla collotola, la collotola! Un altro gruppo di giganti, che pizza. Posso avere un attimo di pace oppure devo ancora aspettare un po'? Vabbè,
A quanto pare adesso posso avere un po' di pace, finalmente. No, perché non ce la facevo più. Ogni 3 secondi però spawnano un gigante, quindi è un po' un problema. C'è un gigante che si sta prendendo il sole, si sta cercando di abbronzare. Ma dove ti abbronzi che sta piovendo e non c'è un cavolo di sole? Ma me lo dici? Non lo so io, da quando i giganti poi si abbronzano? Non lo so. Boh. Il bello è che certe volte si abbronzano pure di notte, quindi non lo so. Questi qua non sono affatto normali, non hanno per forza l'intelligenza. Che se no sarebbero. Oh, la soddisfazione in corpo! Che goduria, che goduria! Mamma mia, Marcello! Ok, tagliamo le gambe. Poi subito dopo funziona le gambe. Le braccia, le gambe le abbiamo già fatte, quindi è inutile che ci vada a pensare di nuovo. No, questo doveva essere. No. Perché non prendi sempre. Vabbè, Ragnar trascombati perché tanto ormai non c'è più niente da fare. Abbiamo pre praticamente preso tutti i pezzi. Perché mi sono trascombato? Boh, non lo so io. No, devi saltare. Perfetto, ha preso pure l'altro materiale alla fin fine. Aia! Mi ha preso il bastardo. Porca miseria, porca. Ma porca di quella porca. Dai, muori! Per quanto ancora ti devo bersagliare? E secondo me si è morto. No, non è ancora morto. Oh, adesso è morto. Non so perché ho sprecato Rainer, però vabbè, se lo fai. Ma questo l'avevo già fatto se fossi un umano. La trasformazione umana. Trasformazione. Manco fosse diventata una trasformazione. Essere umani significa essere trasformati. Questo non lo sapevate? Questa è una nuova novità. Anche per me. So che l'ho inventata io adesso perché non sapevo proprio ben niente. Non ho nemmeno uno straccio di conferma. Però vabbè. Però che lo può sapere? Infatti alla fine. Prima pensavo. Ci sono alcune ipotesi dove prima eravamo animali. Letteralmente. Anche se adesso non è cambiato molto comunque. No, perché ci sono ancora persone che fanno veramente schifo. Però vabbè, solo il tai per me. Questo è solo una cosa mia. Bella grande Kira, vedo un futuro grandioso, radioso per te. Ecco, come immaginavo, infatti, se voi aumentate un bel po' l'amicizia, prima mi veniva a dire che. Hai ottimo lavoro Kira, ma devi iniziare a fidarti, ad avere un po' più di fiducia. Prima diceva così, adesso dice che vede un futuro radioso per me. Ecco, questo non l'ha mai detto e non lo dirà mai, mi sa. Però, cioè, o l'ho notato io o veramente è così. Non so, è più che altro una cosa ipotetica mia, perché prima non dicevano mai queste cose, soprattutto a me. A me chi mi ha mai detto queste cose? Nessuno. Aia, i calci te li tira al tuo culo. Stronza. Va bene, fatta. Gigante eliminato. Ora andiamo avanti con le missioni, se non vi dispiace. Il mio cavallo sempre in lontananza, eh. Grazie. Sei un enorme supporto come cavallo. Vabbè, andiamo avanti. Non male con i materiali. Beh, sì, non mi posso lamentare. Ho anche il frammento di corazza di gigante. Anche se preferivo di meglio, però va bene. Gengar al massimo. E possiamo andare avanti con le missioni. Oddio, mi sta venendo a ruotare, non so per quale motivo. Non ho neanche mangiato e questo è bello. Vabbè. Andiamo avanti con le missioni. No! Vabbè. Volevo vedere un attimo però quante persone sono arrivate. Vabbè, quante. Eren, Mikasa, Armin, Annie, Sasha, Krista, Ymir e tra poco anche Jean comunque. Levi, Angie, poi i prossimi che sono. Erwin, che ho fatto da poco. Kit e.
il capo delle associazioni dei mercanti e tra poco anche il reverendo Nick, anche se non so sinceramente cosa servi la... cosa mi riservi la... le abilità che ha il reverendo Nick, però le vedrò quando lo farò. Adesso andiamo avanti, avanzando verso la prossima area. Dopo questa illustrazione di quante persone ho mandato al 100, al 10, al livello massimo, posso anche andarmene a quel paese. Questo è poco ma sicuro, però è più un fatto mio. Andiamo subito a dare una mano a Rainer, anche se ci sarebbe anche la mia favorita che sarebbe Mikasa. Però ho bisogno di Rainer per la sua trasformazione, così me la andiamo velocemente da Mikasa. E non pensiamo ad altri. Ok. Prima uccidiamo questi giganti che sono molto vicini e mi danno fastidio i giganti vicini. Io odio i giganti, li voglio tutti morti. Spazzati via dalla terra. Spazzati via dall'isola di Paradise. Perché alla fine i giganti sono solo sull'isola di Paradise. Ovvero l'isola degli indiani dopo la loro trasformazione dalla diga. Però questi sono solo queste sono le ipotesi. Che ipotesi? Non c'è nessuna ipotesi. Di già, abbiamo già aggrato il nemico. Diamo una coltellata in faccia. Va bene. Ragazzi, io ora devo andare a mangiare perché è ora di cena. Quindi ci vediamo tra poco. Ecco, alla fine è tornato. Ok. Continuiamo a uccidere i giganti nel frattempo. E andiamo a dare subito una mano a Mikasa, anche se ci sono dei giganti qua dietro, però vabbè. Vabbè, utilizziamo Rhino, va. Tanto. Che ci fa? Boom! Perfetto. Continuiamo a uccidere i giganti, anche se non ce ne sono più, veramente. Allora, dopo che ho mangiato un bella verdura con pezzi di carne, che non so cosa erano, però va bene, li ho mangiati comunque perché erano buoni. Per fortuna non erano palle, perché no, che schifo. C'è Jan che pensavo di aver fatto, invece no. Ah no, perché ce ne sono aggiunti altri. Allora. Aia. Vabbè, non so chi fa militare da me. Da Petra, visto che ancora dobbiamo aumentarla al massimo. Anche se non penso che dipenda. Penso che chi mi aiuti aumenti di tanto la loro amicizia, però vabbè, è un mio fatto così. Era una mia ipotesi. Allora ragazzi, vi ricordo che appena finito Attack on Titan 2 Final Battle vedrò di portare Fear 1. Alla fine sono riuscito per fortuna a ritrovare il sondaggio, quindi non sono riuscito dovuto, non ho dovuto di nuovo mettersi. Non ho dovuto mettermi di nuovo a fare un altro sondaggio, ma ne sono riuscito a trovare quello vecchio, quindi meno male. Sono un po' troppi giganti da questa parte, eh? E ho notato che la maggior parte di voi, cioè tutti voi, avete messo no, non volete un anticipo, volete cagarvi sotto, quindi uno è meglio per me perché così almeno non ho troppi problemi e ogni 3 secondi io devo stare a pensare a mettere un anticipo di quando arriva la paura. E due. Aspetta, ci sta un gigante a questa parte che mi sta rompendo le scatole. Mi dà fastidio la sua presenza. E due. Almeno mi fate compagnia quando arriverà la paura. Quando arriverà il jumpscare di
dei nemici che ci saranno in quell'episodio. Ok, detto questo, non so più che dirvi. Ci sta il gigante bestia bizzarro che ce l'ha con noi. Poi facciamoci dare una mano da Petra. E se non bastasse, usiamo anche Mikasa Ackerman. Mikasa Ackerman. Ho detto male. Va, facciamoci proprio aiutare da tutti, guarda. Perfetto. Così almeno facciamo proprio un'eliminazione completa con grande soddisfazione. Vedo un futuro radioso davanti a te. Grazie. Aia. Ok, gigante eliminato. Ora pensiamo a questo gigante qua di fianco. Perfetto. E ora pensiamo all'ultimo gigante che sta da questa parte, che dovrebbe essere la gigante femmina di tipo bizzarro. Il gigante bizzarro femmina, che ha già perso tutte gli arti. Non so se sono stato io, anche se penso di essere stato io. Status. Di essere stato io, però mi ha dato un po' che fastidio perché ho perso la loro roba, quindi l'ammazzo con il ragno. Perfetto, morta. Ora me ne vado in giro con Ryan. Andiamo a Ryan. Perfetto. Vittoria, finita missione. Me ne posso anche andare sul paese. In teoria adesso stiamo tipo a 12 o anche di più di minuti di video. Intanto ho ottenuto la Ugite grande, che non ce l'ho mai avuta. Cioè, l'ho avuta, però non esageratamente così grande, così alta di qualità, di quantità. Perché parlo male? La cena mi ha fatto male. Ho mangiato troppa roba, mi ha preso il cervello. Vabbè, fa niente. In tal caso sono dettagli. Ora, se non vi dispiace, vorrei andare avanti con la missione. Ok, ci stanno una riunione di giganti infinita. Allora, da questa parte ci sta Ed che ha bisogno di aiuto. Al centro ci stanno una botte giganti incredibile. E che? Vabbè, lasciamo Ed, guarda. Andiamo subito ad aiutare Ed in con Super Trapa. Ha avvistato prepararsi per recarsi nel mezzo delle pianure. No, non mi dire che... No, dai, ti prego, non mi... No, vabbè, nel frattempo che loro vanno, loro iniziano ad andare, io uccido un gigante qua a fianco, così almeno stiamo a posto. Perfetto, uno è andato. Ora pensiamo agli altri. Mi sono bloccato un attimo. Ok, ci sta il gigante con la testa piccola. È come uno che conosco, che ha il cervello piccolo. Forse non ce l'ha proprio, non lo so. Comunque è uno che odio ancora e che non lo voglio mai più vedere. Quindi... Ciao. Non è uno di quelli che ho conosciuti adesso. Anzi, quelli che ho conosciuti adesso li ringrazio. Grazie a Dio li ho conosciuti perché sono... ottimi amici e mi fido molto di loro, quindi sto tranquillo. Ora aspettiamo che gli altri vengano, il capo squadra ed Erd. Se si muovono mi fate un grande piacere, e se non appaiono i giganti ancora meglio. Perfetto, grazie. Ora pensiamo tutti i giganti al centro, visto che ci saranno un po' di casini da fare. Mi sa che utilizzerò la... esattamente. Così almeno creiamo tutti. Non
Se mi facessero parlare sarebbe il caso, sai? Ci stanno un bel po' di giganti che si stanno riunendo tutti in un unico punto. Porca miseria. Non è una cosa un po' esagerata? Mamma mia, preso al volo! Mentre stava andando per terra, comunque vabbè. Allora, devono capire che io sto puntando alla collotola. Perché mi viene a prendere il braccio? Non me ne frega niente del braccio. Vabbè, mo andiamo a dare una mano ad Erwin. Se magari mi prendesse la collotola. Oh. Andiamo a dare una mano a Erwin, visto che c'è una richiesta urgente. Però che vengono fatti fuori, infatti, quindi è meglio muovere il nostro gas a tutta birra. Birra! Vino! Come quello di Games of Thrones. Ok, nel mezzo delle pianure, a destra ci stanno giganti, a sinistra ci stanno giganti, in faccia ci stanno giganti, io morirò di giganti. Che bello! Io morirò per colpa dei giganti. Cioè, una poesia epica. In questo caso è giusta come idea. Cioè, è giusto come momento. Comunque, vi ricordo che ho intenzione di fare non a episodi. Nel senso, la live non la farò ad episodi, ma la farò a live. Eh? Che cacchio sto. No, non mi sto confondendo tantissimo. No. Mi sa che la torta mi ha fatto pure male. Perché ci mancava solo la torta. Ok, io in teoria qua è finito, quindi andiamo a dare una mano a loro prima che ci muoiono. Allora, gli episodi di Fear non lo porterò a. Allora, il corpo dei giganti non mi devono rompere le scatole, ok? Sono morti, rimanete morti, ma non mi dovete venire a rompere le palle. Stavo dicendo, la serie che farò di Fear non la porterò con gli episodi, ma lo porterò con la live, sperando che tutto vada per il meglio e che la grafica, che il video, la live sia delle migliori, non come la live di Five Nights at Freddy's, perché non so perché, ma come si dice, si vedeva male, cioè nel senso si vedeva a scatti, quindi vedrò un po' di sistemare questo piccolo problema. E sperando che non diventi un grosso problema, ovviamente. Slenderman penso che forse uno di questi giorni, questo non lo so sicuro, vi porterò l'episodio di Slenderman. Ora dovrei andare pure in bagno, però cercherò di trattenerla il più presto, il più tempo possibile. Sarebbe caso se magari smettessero di arrivare altri giganti, visto che è stato missione, sta durando un'eternità. E io l'eternità non ce l'ho a lungo, visto che devo andare pure in bagno, quindi è un po' una cosa così, ecco. Perfetto, gigante eliminato. Perché? No, dai, io volevo avere o Rainer, o Bertolt, o Annie, o Eren. Così almeno facevo la strage. Invece no, mi vogliono male. Mi vogliono male. Beh, questa non è una novità. Forse non è che mi prendevo Rainer, così almeno stavo a posto. Oppure Bertolt, era molto meglio. Cioè, mandavo un casino di Bertolt. Mandavo Bertolt e facevo un danno continuo. Uccidevo un sacco di giganti. Cioè, avevo vinto a quest'ora. Invece no. Invece no, tutti mi vogliono male. Mi voglio male io stesso, praticamente. Vabbè, pensando ad altro. Pensando ai fiori e alle posate. Che non c'entro un cacchio, però vabbè, sono dettagli. Continuiamo a fare la missione, che sarebbe anche il caso. Sarebbe anche il caso di aiutare anche Gian. E ci sono. È stato ucciso. Ancora due in vita. E dobbiamo cercare di stare attenti, perché sennò. Ho finito pure il gas! Non ci posso credere, ma si può avere più sfiga di così? Dai, veloce da aiutare già, non abbiamo tutto il tempo, visto che tra poco c'è il rischio che i caposquadra muoiano. Ok,
Ce l'avevo in faccia, come cacchio ha fatto a non prendermi? Vabbè, meglio così, no? Perché mi lamento? È meglio così, no? Io sto zitto. Insieme sto zitto, veramente. Perché sennò mi porto sfiga veramente da solo. Vabbè. Rifondiamoci di gas, così almeno ce l'avevo un pochino. All'infinito. E niente, continuiamo ad andare avanti così. Perfetto, gigante eliminato, ora andiamo qua. E andiamo a pensare il gigante qua di fianco. Con cui è andato a affrontare anche il capo squadra, quindi cerchiamo di non farglielo prendere. Cerchiamo di non far prendere il capo squadra, perché sennò ci abbiamo il rischio di un altro capo squadra morto e fallirei la missione, quindi sarebbe un video inutile praticamente. Però vabbè, continuiamo così, non posso fare altro. Ti giuro, raga, non ce la faccio più, devo andare in bagno. Dai, ce la devo fare. Posso trattenerla, sono un vero uomo. Posso trattenere la pipì. Cioè, ci posso credere, andai in bagno mentre sto facendo i video. Che genio, un fottuto genio. Vabbè. Dai, ormai è finita. Mancano solo i giganti a questa parte e poi i giganti finali. E qua mi sa che utilizzerò l'attrezzatura lame di le lance fulmini. Perfetto. Fatto. Ora ci possiamo andare a pensare ai giganti, no, ai giganti anomali. Ok. Comunque alla fine avevo su Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. All'inizio ho notato che si sentiva i primi video di Metal Gear. Si sentivano molto male, quindi sono riuscito alla fine a trovare il problema. Perché mi sta prendendo... Ma che cacchio? Allora, dobbiamo tagliargli le braccia, hai capito? Oh. Tagliamogli le braccia. Questa pip perché non me l'ha tagliata? Perché sicuramente mi ha... appunto, mi ha preso la collottola. Che cavolo, perché mi prendi sempre la clotola? Non mi interessa! Il gigante bizzarro inizia a spostarsi verso il caposquadra. Ma sei appena morto. Probabilmente ce ne saranno altri. Spero, così almeno otteniamo maggiori materiali speciali. Ok, ora andiamo a pensare ai giganti che si stanno avvicinando a quanto pare. Che talento che io non ho letto tutto il resto. Mi sembra che abbia tipo detto... Spero che non si becca vantarti, tipo. E comunque sì, a quanto pare i giganti si stanno avvicinando. I due giganti si stanno avvicinando ai capo squadra, quindi cerchiamo di eliminarli il più presto possibile. Sarebbe anche il caso. Direi proprio di sì. Mi sto cercando di muovere un po' per tenerla, perché sennò scoppio. Appena finito il video, appena finito la missione, vado in bagno, perché sennò finisco il video e vado in bagno. Ok, un altro è morto. Ora, per la prima volta mi serve veramente il cavallo più di ogni altra cosa. E mi serve anche un bagno, visto che non ce la faccio più. Però vabbè, cerchiamo di fare il più presto possibile. Ok, ce l'abbiamo quasi fatto, dai. C'è Petra che qua che mai è pronta per attaccare il gigante. Quindi vediamo un po' che gigante è, sperando che non ci siano troppi problemi. Perché vi giuro non ce la faccio più. È un gigante che ci darà parecchi problemi. Che bello. No, non dovevi attaccargli la faccia. Vabbè, vai Orwo. Uccidiamolo. Non è morto. Strano. Pensavo non ce la facesse.
Ora è morto. Va bene ragazzi, l'episodio lo concludo qua, iscrivetevi al mio canale, lasciate i piace e commentate con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che ho messo sotto in descrizione, rispondete per scendere i sondaggi, non perdete gli episodi di Attack on Titan 2 Final Battle, sto ancora cercando di trattenerla, non ce la faccio più, sto scoppiando! Aspetta un attimo che vediamo tutte le cose che abbiamo tenuto, non male. C'è Gian che è al massimo, quindi ormai l'abbiamo completato pure lui. Trattienila! Soffro ragazzi, sto soffrendo, aiuto! Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! No, non era questa la posizione. No! Ciao!